fondatore è il dottor Alier Lataus, che insegna letteratura italiana all'Università Ebraica di Gerusalemme presso il Dipartimento di Studi Romanzi e Latinoamericani. Ha pubblicato numerosi studi sulla poesia ebraica in Italia fra Rinascimento e Barocco e sulla letteratura italiana moderna, occupandosi fra gli altri di Svevo, Moravia, Pavese e Calvino. Si occupa anche di traduzione letteraria dall'italiano all'ebraico e viceversa, e fra le sue principali pubblicazioni in questo campo l'antologia Futuristi e altri innovatori, la nuova versione del Decameron di Boccaccio e la prima traduzione integrale della Scienza Nuova di Vico, oltre a un'antologia dell'opera poetica di Primo Levi. In italiano ha anche tradotto alcuni dei maggiori poeti israeliani contemporanei e due romanzi brevi di Shmuel Yosef Agnon. Il titolo dell'intervento di oggi del dottor Lataus è Gli scrittori ebrei italiani contemporanei di Natalia Ginzburg. Prego. Sì, dunque inizierò specificando che con questo termine scrittori ebrei italiani si sente? No. Troppo vicino? No, vicino. Si sente meglio? Sì. Sei comodo? Allora, inizierò specificando che con questo termine, scrittori ebrei italiani, riferirmi a un particolare aspetto dell'opera degli autori di cui tratterò, sia del loro modo di rapportarsi nei loro testi alle proprie radici ebraiche. Forse da un punto di vista letterario è ingiusto e riduttivo privilegiare questo aspetto. L'opera di quegli autori è ovviamente ricca, polivalente, rivolte in generale al vasto pubblico dei lettori italiani e si può dire anche al vasto pubblico internazionale di lettori, e immagino che essi stessi preferissero essere definiti semplicemente degli scrittori senza ulteriori specificazioni. E tuttavia, volenti o nolenti, essi sono stati di fatto portavoce anche di una tematica ebraica e nell'ottica di chi si interessa agli sviluppi della cultura ebraica moderna, un'analisi di questa tematica e delle sue modalità è un'operazione di una certa rilevanza e di indubbia importanza. Ovviamente parlare della generazione della Ginzburg presuppone di per sé differenziarla dalle generazioni precedenti e successive. Delle successive non parlerò perché sarebbe addirittura irrazionale visto i limiti assolutamente limitati di tempo, e comunque poi si tratterebbe di un discorso che arriverebbe più o meno fino ai nostri giorni, a parlare delle successive. Viceversa, riassumerò per un sommario inquadramento storico dell'argomento alcuni fatti basilari relative alle generazioni precedenti. La partecipazione degli ebrei allo sviluppo della letteratura italiana moderna intendo dire la letteratura dell'Italia unita, dal 1861 in poi, ha inizio nelle ultime decadi del XIX secolo. Sulle prime, essa si esplica più in campo editoriale e nel campo degli studi letterari che nell'ambito della scrittura creativa in prosa e in poesia. Sto pensando a grandi personaggi chiave della fine dell'Ottocento, come i fratelli Treves, gli editori di gran parte del mezzo della letteratura italiana, e a personaggi, a grandi storici che hanno fondato la scienza letteraria in Italia come Alessandro D'Ancona. Ma già ai primi decenni del nuovo secolo alcune delle più alte e originali voci della letteratura italiana sono di autori di origine ebraica. Mi riferisco naturalmente ai due grandi triestini, al romanziere Italo Svevo e al poeta Umberto Saba. Nella stessa epoca operano anche autori minori, magari di bassa lega, ma assai più popolari presso il grosso pubblico di quei due sommi appena citati, autori come il dannunziano Guido da Verona o il caustico erotico Dino Segre, meglio noto col suo pseudonimo Pitti Grilli. Fra l'altro è anche un personaggio di lessico familiare di Natalia Ginzburg, compare. Grandi, piccoli o minimi che siano, questi scrittori della generazione a cavallo fra i due secoli rispecchiano in campo letterario la fondamentale pulsione assimilazionistica che caratterizza gli ebrei italiani delle epoche in tutti gli altri ambiti o settori. Il silenzio sulle proprie complete o parziali origini ebraiche è di prammatica.
L'unico che parla di queste origini nella sua opera, travasandole sia pure sporadicamente in un motivo poetico significativo, tenero e conflittuale al tempo stesso, è, come si sa, Umberto Saba nelle liriche del suo Canzoniere. Ma è interessante notare che l'opera di Saba, più radicata nell'ambiente ebraico, la raccolta di racconti Gli Ebrei, scritta fra il 1910 e il 1912, che è una raccolta di bozzetti sulla vita del ghetto di Trieste nella seconda metà dell'Ottocento, sia stata proposta per la stampa dall'autore solo nel 1953 e pubblicata nel 1956. In altri termini, questa raccolta esce dal buio del cassetto di Saba e entra ufficialmente nel canone della letteratura italiana proprio nella generazione di Natalia Ginzburg, editorialmente parlando, è contemporanea ad essa. E penso che questo non sia un caso, come vedremo fra breve. Quanto poi all'altro grande triestino del primo Novecento, Italo Svevo, è consueto ormai presentarlo come un vero e proprio campione della reticenza. C'è qualcuno che ha il volume troppo alto? Vuol dire che non parlano l'italiano. Pure è aperto e non utilizzato. Someone has the with an open. It's very difficult for the speaker. יש מישהו שהוא יש את המכשיר לשמיעה פתוח, אז הוא צריך לסגור את זה כי זה מפריע לתרגום הסימולטני. בסדר? תודה רבה לכם. Ok, riprendo le fila di quello che stavo dicendo dall'inizio dell'ultimo paragrafo. Quando poi all'altro grande triestino del primo Novecento, Italo Svevo, è consueto ormai presentarlo come un vero e proprio campione della reticenza e dell'auto-occultamento, sin dallo pseudonimo adottato che nasconde, come sappiamo, il suo vero nome di ebreo austro-ungarico naturalizzato triestino, Ettore Schmitz. Nulla è dichiaratamente ebraico nell'opera di Svevo, e tuttavia essa, al pari di quella di Kafka, è stata interpretata come espressione criptica e cifrata della condizione ebraica nell'Europa post-emancipatoria, che si apre agli ebrei e al tempo stesso li condanna alla alterità del meteco, alla non appartenenza. Si può ovviamente rifiutare questa interpretazione metaforizzante, ma sta di fatto che oggi la critica sveviana tiene spesso conto, magari con sottolineature diverse, della componente ebraica nella formazione di Svevo. La reticenza di Svevo riguardo al proprio ebraismo è stata analizzata da Giacomo De Benedetti, un grande critico letterario di cui dirò fra breve, e De Benedetti, pur riconoscendo i grandi meriti dello scrittore triestino, De Benedetti è stato uno dei primi che hanno rivelato Svevo al pubblico, al grande pubblico italiano, tuttavia ne individua i limiti proprio nel suo astenersi dal rivelare l'origine del suo universo narrativo, nel suo rifiuto di assumere apertamente l'ebraicità della sua ispirazione. Rispetto agli autori di cui ho appena detto, la generazione degli autori di origine ebraica di cui fa parte Natalia Ginzburg, diciamo autori nati fra i primi del Novecento e l'inizio della Prima Guerra Mondiale, è contraddistinta dal fatto di essere cresciuta e o maturata durante gli anni del fascismo. Si tratta quindi di una generazione che relativamente in giovane età si è incontrata o scontrata con la propria identità ebraica, in genere sopita o negletta, nella più brutale delle maniere, con le leggi discriminatorie prima, poi con la persecuzione, la clandestinità, lo sterminio. Il trauma della Shoah è indubbiamente all'origine della proliferazione nel secondo dopoguerra e nei decenni successivi di testi in cui l'autore gioca a carte più scoperte con la propria componente ebraica, parlandole in via diretta o permettendole comunque di trapelare. È una sorta di riappropriazione di un'identità calpestata con la violenza, anche se a questa identità non è attribuito sempre lo stesso peso, e se essa non si profila in fondo quasi mai come un valore positivo in sé. In genere si tratta, come si sa, di testi che si dipanano sul filo della memoria, sia autobiografica sia più ampiamente storica. Questi testi, 16 ottobre di Giacomo De Benedetti, Cristo si è fermato a Eboli
di Carlo Levi, Se questo è un uomo di Primo Levi, Lessico familiare di Natalia Ginzburg, e anche romanzi di pura invenzione narrativa come Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani e La storia di Elsa Morante attingono tutti a un sostrato autobiografico e rielaborano un'esperienza segnata, fra l'altro, dalla persecuzione anti-ebraica con cui gli autori si dovettero in qualche maniera misurare. Ma non facciamo di tutta l'ebra un fascio e cerchiamo invece di individuare quel che di specifico ha il singolo autore rispetto al gruppo, per quanto riguarda il suo rapporto forte o debole con la componente identitaria ebraica. Cominciamo con un rapporto debole, forse addirittura debolissimo. Carlo Levi e il suo Cristo si è fermato alle Eboli nel 1945. Indubbiamente questo romanzo, saggio autobiografico, che narra del periodo trascorso da Levi come confinato in Basilicata dopo la sua condanna per antifascismo, dà ben poco spazio alle origini ebraiche dell'autore, a partire forse dal titolo che è intitolato a Cristo, fra l'altro un titolo che imbarazzò evidentemente l'editore israeliano che preferì a suo tempo pubblicarlo con il titolo Eretz Shechuchat El, terra dimenticata da Dio, traduzione a senso, politically correct, in caso. E tuttavia non dimentichiamo che il testo, che si riferisce a eventi avvenuti a metà degli anni 30, è stato scritto in realtà a Firenze nel 1943-44, quando Carlo Levi si nascondeva in qualità di ebreo perseguitato non meno che di antifascista. Proprio all'inizio dell'opera ci colpisce un'improvvisa immagine di Gerusalemme, il posto in cui stiamo parlando, piuttosto incongrua in quel contesto, e veramente vale la pena di leggerla, per quanto sia certamente del tutto così, del tutto secondaria. Grassano è proprio nella prima pagina, la quarta frase del libro. Grassano è il primo villaggio in cui viene confinato Levi, che poi passa a un altro villaggio. Grassano, come tutti i paesi di qui, è bianco in cima ad un alto colle desolato, come una piccola Gerusalemme immaginaria nella solitudine del deserto. Questo è proprio nella prima pagina di... Non voglio trarre conclusioni troppo affrettate da questa citazione, però è interessante, significativa. E poi non mancano in seguito nel libro alcune reminiscenze bibliche e alcuni brani in cui l'ebraismo dell'autore, sempre sottaciuto, è la chiave necessaria per un'immediata comprensione, come nelle pagine finali sulla grottesca promozione di Levi a organista della chiesa locale, in quanto unico abitante del paese che sappia un po' di musica, e malgrado la sua appartenenza, come osserva un po' imbarazzato il parroco, ha un'altra fede. Dunque l'identità ebraica opera in qualche modo nel libro e tuttavia è ridotta a un vago brusio di sottofondo, per molti addirittura impercettibile. Esempio invece di rapporto forte, sebbene limitato a pochi testi e pagine fondamentali, è quello del critico letterario e geniale saggista Giacomo De Benedetti, che ho già ricordato prima. De Benedetti è l'autore di una testimonianza notevole anche per straordinarie doti stilistiche sull'azione nazista nel ghetto di Roma del 16 ottobre 1943, azione descritta anche da Elsa Morante nella storia, ed è l'autore di un breve saggio intitolato Otto ebrei, incentrato sulla condizione ebraica in un mondo che è stato appena travolto dalla bufera antisemita. Ma oltre a ciò, De Benedetti è anche un letterato che non ha esitato a dare ascolto alla voce della sua identità ebraica anche nello stesso esercizio critico. Uno studioso che, come dicevo, negli anni venti del secolo scorso interpretava, a ragione o a torto, la narrativa di Svevo in termini di cripto-ebraismo e che in anni più tardi, con una sottile analisi psicologica, suggeriva audacemente una relazione fra la tecnica metrica nella poesia di Saba e l'eredità culturale ebraica del poeta. Naturalmente c'è chi potrebbe vedere in questo proprio un deviazionismo dall'oggettività del critico, però penso che questo dare ascolto in questo caso alla sua componente ebraica in questo caso sia stato proficuo sul piano anche critico, abbia permesso a De Benedetti forse di avvertire delle cose che altri critici non avrebbero forse avvertito. Sul versante del rapporto forte dobbiamo poi collocare ovviamente Primo Levi e Giorgio Bassani, gli scrittori italiani maggiormente identificati
con una tematica ebraica, anche in virtù del numero notevole di opere in cui ne hanno trattato. Ma anche qui vanno fatte le debite differenze. Beh, Primo Levi, sappiamo tutti, è uno dei maggiori scrittori della Shoah. Il suo tema è ovviamente il fulcro stesso dell'esperienza ebraica del Novecento. Tuttavia, il suo punto di partenza, in sé questo è un uomo del 47, è spiccatamente universalistico, focalizzato sul problema della salvaguardia o perdita dell'umano all'interno di Auschwitz. Nel secondo libro, La tregua del 63, Levi si dipinge e si racconta come italiano che torna a casa fra altri italiani, superstiti dei campi, ex lavoratori coatti e ex militari reduci dalla campagna di Russia. Ma nel corso degli anni si va sempre più accentuando nello scrittore un interesse tutto laico per la cultura e il folklore ebraici, soprattutto nelle forme assunte in Europa orientale. Levi torna ai suoi ricordi di Auschwitz e tratteggia stavolta una galleria di personaggi ostiun, tipici rappresentanti del mondo ebraico dell'est europeo. E nel romanzo Se non ora quando, del 1984, uno degli ultimi libri, racconta la storia di un gruppo di partigiani ebrei dell'Europa orientale durante la Seconda Guerra Mondiale, tentando di introiettare in sé la forma mentis e la parlata yiddish, ovviamente in versione italiana o italianizzata, dei suoi personaggi. In questa sua produzione più tarda, Primo Levi descrive quindi un mondo ebraico dai tratti in qualche modo trasfigurati, esotici, non i reali ebrei italiani, tranne forse che nel primo capitolo del Sistema Periodico, dove descrive gli ebrei piemontesi, bensì ebrei scaturiti sì dai ricordi personali del Lager, ma anche modellati sui personaggi e i miti della grande letteratura yiddish o ebraica. Nulla di esotico invece nel rapporto di Giorgio Bassani col mondo ebraico, nulla di mitizzato, anzi semmai si deve parlare di demitizzazione, un'amara demitizzazione. Bassani, nato come Natalia Ginzburg nel 1916, questo è l'anno bassaniano, dell'anniversario bassaniano, non meno dell'anniversario ginzburghiano, è cresciuto a Ferrara e i personaggi dei suoi libri sono soprattutto ebrei ferraresi della sua infanzia e gioventù, borghesi e liberi professionisti a cui il fascismo, prima delle leggi razziali, non era poi troppo dispiaciuto, e giovani intellettuali sbigottiti dalla scoperta di essere considerati diversi. Alla letteratura della Shoah Bassani si avvicina, ma restandone poi al di fuori o ai margini. La Shoah vera e propria è sullo sfondo, o meglio, si delinea come oscura e incombente minaccia, come negli occhiali d'oro del 58, dove è narrata l'amicizia fra un medico omosessuale e un giovane studente ebreo, vittima delle leggi razziali, ed entrambi naturalmente rifiutati dalla società ferrarese, sebbene per ragioni diverse. Anche l'azione del romanzo Il giardino dei finzi continui del 1962, dopo il preambolo sull'infanzia, prende le mosse dalle leggi razziali e dal divieto imposto ai giovani ebrei ferraresi di frequentare il locale circolo del tennis, fatto certamente ben meno drammatico degli orrori di Auschwitz narrati da Primo Levi. In diversi testi di Bassani e anche nel giardino torna come motivo quasi pittorico una descrizione del cimitero ebraico di Ferrara. E si potrebbe dire che esso esprima l'essenza della condizione ebraica agli occhi di Bassani. Gli ebrei come popolo dei morti. Ricordiamo fra l'altro che il giardino dei Finzi Contini inizia nella necropoli etrusca. E poi c'è il collegamento, l'associazione con il cimitero ebraico di Ferrara. Gli ebrei come popolo dei morti non solo per lo sterminio nazista, ma anche perché sin da prima dello sterminio la loro cultura, almeno in Italia e agli occhi di Bassani, appare svuotata di ogni vitalità. Essere ebrei vuol dire chiudersi al flusso della vita, e di qui l'amara forza poetica del tema ebraico in questo scrittore. Bassani vive il suo ebraismo come cacciata dall'Eden della società civile, ma il suo rapporto con esso si alimenta di linfe diverse, estraneità e vicinanza, pietà e rifiuto. Da questo punto di vista, la sua è la voce ebraica più netta e coinvolta di tutta la sua generazione di scrittori italiani, nel senso che la sua opera è quella in cui la condizione ebraica si rivela più esistenzialmente centrale ed esplicita. So di dire una cosa che forse non è condivisa da molti dei lettori, comunque su questo sono abbastanza convinto dopo reiterate letture dei testi base.
E a questo punto vorrei concludere naturalmente con qualche parola su Natalia Ginzburg, su come essa si collochi in questo quadro. Mi sembra che al di là di qualche occorrenza occasionale o di qualche intervento giornalistico controverso, come l'articolo Gli ebrei, che è senz'altro un rapporto forte, che si voglia o non si voglia, indipendentemente da quello che pensiamo sulla tesi presentata in questo articolo, un vero e proprio rapporto forte della Ginzburg con l'ebraicità si riveli soprattutto nel suo libro più famoso, Lessico familiare del 1963. L'ebraicità pervade questo libro capillarmente, come fatto, diciamo, sociologico, come intricata rete di legami fra i membri di una particolare minoranza nell'ambito di una società più vasta. Sono pagine dove tutti, a giudicare anche dai nomi, sono chiaramente ebrei o parenti e amici di ebrei, anche se nessuno di loro parla di ebraismo, né come religione, né come cultura, né come problema spirituale, né come fattore identitario. L'ebraismo sociologico di questo libro è certamente epidermico, molto più che nelle opere di Primo Levi di Giorgio Bassani, ma ci affascina proprio perché esso è rappresentato come un fenomeno naturale della vita, senza troppe domande sulla sua essenza e sul suo destino. È un fenomeno che non ha necessità di autodefinirsi, perché semplicemente esiste, è lì, davanti ai nostri occhi, e ciò è più forte di ogni definizione. E questo mondo ebraico ci sembra anche colto con spirito particolare, anche perché, a differenza di altri mondi ebraici in letteratura, per esempio quelli a cui mi sono riferito proprio qualche minuto fa, questo mondo è tenacemente orientato, il mondo della Ginzburg in Lessico familiare, è tenacemente orientato verso la vita. E malgrado i tristi anni della persecuzione, vi è in esso poco spazio per la morte, anche quella delle persone più care. Vale la pena citare a questo proposito, e veramente concludendo, le parole del critico Cesare Garboli, che parlando dello stile caratteristico della Ginzburg sin dal suo romanzo di esordio del 1942, La strada che va in città, paragona la scrittrice, scivolando, mi sembra, nel biografico, dallo stilistico al biografico, paragona la scrittrice alle donne delle storie bibliche, come dice lui, alle donne della Bibbia. E qui cito quello che scrive Garboli: muoiono i mariti, muoiono le persone attorno a loro, ma loro continuano a camminare col figlio in braccio, a cucinare, ad attendarsi. Quelle donne che si chiamano Sara, Rebecca, Rachele, quelle donne che si chiamano Abigail. Ecco, io Natalia Ginzburg la vedo così. La immagino fin dalla strada che va in città, il titolo già parla abbastanza chiaro, la vedo con questo passo diritto, abituato alle lunghe marce.